Buonasera a tutti voi che ci state seguendo in questa diretta streaming dai canali YouTube e dalla pagina Facebook di TL Editore. Sono Elisabetta Soglio, vi saluto dalla redazione del Corriere della Sera, dove dirigo l'inserto Buone Notizie. E questa sera abbiamo una buona notizia perché parliamo del cardinale Carlo Maria Martini. Proprio oggi ricorre l'anniversario della sua entrata come arcivescovo nella diocesi ambrosiana nel 1980 e tra pochi giorni, il 15 di febbraio, cade anche il suo compleanno. Martini era nato nel 27, insomma, ricordiamo tutti questo padre che, dicevo, è stata una buona notizia, è stata una buona notizia per la Chiesa Ambrosiana, è stata una buona notizia per Milano, ma è stata una buona notizia anche per tutto il mondo laico e per tutti quanti hanno seguito i suoi insegnamenti in tanti anni, insegnamenti che non si sono mai fermati. E la riprova è un ulteriore tassello, insomma, alla sua pastorale che si aggiunge con questo libro Travolti dall'amore, che questa sera appunto presentiamo, un libro appunto di questo evento, per questa presentazione, un evento promosso da ITL Editore, come vi dicevo, insieme alla Fondazione Martini, all'Azione Cattolica, alle ACLI e all'UCSI Lombardia. E allora io chiederei di introdurre subito, di fare entrare i nostri ospiti in questa platea virtuale, ma comunque molto calda e, come dire, molto, molto qualificata. Abbiamo con noi ospiti che hanno ben conosciuto il cardinale, gli sono stati vicini nel percorso della sua vita e anche della sua carriera. Abbiamo con noi, ecco, già li vediamo, abbiamo con noi Monsignor Franco Agnesi, che è vicario generale della diocesi di Milano. È stato stretto collaboratore di Martini quando guidava l'assistente generale dell'Azione Cattolica. Abbiamo padre Carlo Casalone che guida la fondazione che ha raccolto proprio l'eredità spirituale dell'arcivescovo. Anzi, dopo le chiederemo anche quando esce la prossima parte della pubblicazione che lo riguarda. E abbiamo Gianni Borsa, mio collega giornalista, che è presidente dell'Azione Cattolica Ambrosiana. Il libro, abbiamo detto, Carlo Maria Martini, Travolti dall'amore, sono dei testi inediti degli esercizi spirituali che l'arcivescovo aveva tenuto, il cardinale aveva tenuto, quando, dopo la fine del suo mandato a Galloro nel 2007. Un testo che incontreremo adesso facendoci aiutare anche dai nostri ospiti. Il riferimento è San Paolo e il riferimento soprattutto è Gerusalemme, una sorta di viaggio, di cammino verso Gerusalemme. Poi incontreremo anche, sarà insieme con noi anche Don Gregorio Valerio, che è stato l'ultimo segretario del Cardinal Martini, e tra poco presenteremo anche lui. Però comincerei subito, entrerei subito nel merito, insomma, di questo piccolo viaggio che facciamo per ricordare la figura e l'opera dell'arcivescovo di padre Martini. Partirei da lei, padre Casalone. Qual è il Martini che ritroviamo in queste pagine, che ha anche qua uno sguardo sulla Chiesa e sul mondo ancora attuale? Buonasera, grazie dell'opportunità. Effettivamente questo corso di esercizi che abbiamo trascritto dalla registrazione che conservavamo nei nostri archivi di questo evento, Martini è già 5 anni che ha concluso il suo ministero a Milano e quindi si trova in una situazione, diciamo così, di ritiro almeno intermittente a Gerusalemme. Dove sta a lunghi periodi e il resto del tempo lo passa a Galloro nella casa di esercizi dei gesuiti vicino a Roma. Quindi rimane in contatto con molte persone. Martini incontra volentieri chi vuole parlare, incontrarlo, ma dedica molto tempo allo studio della scrittura, allo studio anche della lingua ebraica, dell'ebraico moderno e alla preghiera, soprattutto quella preghiera di intercessione che era cresciuta dentro di lui. Trovandosi in mezzo a situazioni di tensione, di conflitto, come appunto accade a Gerusalemme.
questo tono di preghiera è molto presente nel volume, e abbiamo intenzionalmente mantenuto questo tono parlato della sua, della trascrizione scritta, diciamo dei diversi momenti della lectio che Martini spesso scandiva, no? La lectio, la meditatio, l'oratio, la contemplatio, in questo volume sono soprattutto gli ultimi due che prevalgono, in particolare il momento della orazio, della preghiera, che è il momento del dialogo in cui si passa da una conoscenza di Dio, un discorso su Dio che spesso facciamo in terza persona, a parlare con Dio in prima persona, rivolgendosi a Lui in un dialogo come ci si rivolge a un amico, dice Sant'Ignazio, che è poi il momento più trascurato della nostra preghiera molto spesso, perché conosciamo delle cose su Dio, ne parliamo, però quando si tratta di rivolgersi a Lui come a un tu, facciamo più fatica, e invece è proprio il momento più trasformante della preghiera, che era uno degli aspetti che stava più a cuore a Martini. Poneva spesso questo interrogativo: come favorire un ascolto della parola di Dio che conduca a una trasformazione dell'esistenza, non solo a dei bei pensieri, a delle belle meditazioni o anche delle belle prediche, ma veramente una conversione interiore che trasformi l'azione, in modo che la Bibbia diventi l'anima del vivere e del pensare, anche teologico. È un tema che lui sta molto a cuore, che anche per esempio in quel libro che si intitola La pratica della parola, cioè come la parola diventa lievito per l'esistenza e la trasforma. Quindi questo dialogo è proprio il culmine della preghiera, in cui la nostra immagine di Dio si trasforma dalle rappresentazioni pagane che ci portiamo dentro e diventa più evangelica, il modo con cui il Signore comunica a se stesso, e quindi cambia l'esperienza, la comprensione che abbiamo di Dio e anche la comprensione che abbiamo di noi stessi. E per questo nel volume, in molti passaggi, ci sono delle meditazioni che sono proposte proprio in forma di preghiera, addirittura un'intera meditazione è fatta sotto forma di dialogo con il Signore. Questo testo è anche interessante a proposito di Martini, perché non è difficile riconoscere dei tratti autobiografici, come se Martini rileggesse la sua esperienza e anche rispondesse alle domande che forse gli facevano o che anche lui faceva a se stesso, di come mai ha deciso di andare a Gerusalemme, come mai Paolo va a Gerusalemme, e in filigrana c'è anche il viaggio di Gesù a Gerusalemme. E quindi lui dice: è come una risposta a una chiamata che non esclude delle incomprensioni anche all'interno della comunità, come è capitato a Paolo. Quelli che gli erano amici non volevano che andasse a Gerusalemme, poi gli dicevano: Gerusalemme è pericoloso, rischi la vita. E lui diceva: sì, ma questo è quello a cui sono chiamato. Quindi non solo degli ostacoli dall'esterno, ma anche dall'interno della comunità che gli si ponevano. Oppure il discorso che Paolo ha fatto agli anziani a Mileto, in cui Martini esplicitamente richiama il pellegrinaggio che ha fatto con la diocesi di Milano a Mileto, e lui ha fatto un suo discorso di congedo avendo in filigrana il discorso che Paolo ha fatto congedandosi dagli anziani. Cioè come se attraverso San Paolo parlasse di sé, no? Esattamente. La chiesa di allora, ma è la chiesa di oggi. Non lo dice esplicitamente, ma sapendo la sua vicenda si può intravedere questo. La chiesa di oggi, io penso che per noi credenti oggi la conversione di San Paolo, così come la descrive Martini in questo testo, sia estremamente interessante, perché Martini fa vedere come ci sia un cambiamento, come accennavo prima, nel modo di intendere di Dio, che si evidenzia nel linguaggio. Lui dice: qual è la religiosità dei pagani? Definiscono Dio con categorie filosofiche, l'essere supremo, il motore immobile, mentre la Bibbia definisce Dio mai in termini limitandolo, ma parlandone con dei verbi. Cioè non sappiamo chi è Dio, ma abbiamo l'esperienza di quello che fa. Crea, libera, salva, perdona. E poi con gli aggettivi che lo qualificano come misericordioso, paziente, benevolente, fedele, e con dei sostantivi che al massimo descrivono alcuni aspetti del modo di essere di Dio,
sotto forma di metafore, come padre, come pastore, Martini insiste, come madre, come colui, certo, colei che si prende cura, fa crescere, fa nascere, alimenta la vita. E quindi sono parole che si rifanno all'esperienza più che a una definizione concettuale. Come ci dice anche Papa Francesco, dobbiamo riconnettere l'esperienza al pensiero, la pastorale alla dottrina, in una relazione circolare, e non far calare la dottrina dall'alto in modo definitorio, ma comprendere come la tradizione della fede si esplicita anche concettualmente e ci consente di intercettare l'esperienza e far sì che il nostro pensiero sia interpretato dall'esperienza della storia che anche oggi viviamo. Ecco, grazie. Quindi questa conversione di Paolo è un po' il punto su cui penso che siamo sollecitati dalle pagine di questo libro. Su cui ruota, e poi magari in un secondo giro parleremo anche dell'altro aspetto, no, che permea un po' tutto il libro, che è appunto il tema di Gerusalemme, ma ci torniamo dopo, perché vorrei invece passare a Monsignor Agnesi. Monsignor Agnesi, dicevamo all'inizio che oggi è l'anniversario dell'entrata in arcidiocesi di Martini. Che cosa ha rappresentato Martini per Milano, per la Chiesa ambrosiana e per Milano, e che cosa ha lasciato di eredità? Ci vorrebbe, diciamo, un libro e 18 ore di dibattito, però magari lei ci dà qualche suggestione. Buonasera. Sì, certamente non so se la programmazione della Fondazione Martini per l'Opera Omnia riuscirà a coprire nei suoi 18 volumi e tutto quanto ha lasciato, però credo che la novità e ciò che Martini ha portato è stato lui, se stesso, il suo modo di essere cristiano, il suo modo di essere vescovo, il suo modo di entrare, di camminare. Penso che questo aspetto, come diceva padre Casalone, che non nasceva da una teoria, da una, diciamo così, immaginazione astratta di che cosa dovesse fare, ma nasceva dall'entrare con fiducia in una città. Il giorno 10 febbraio lui attraversò un pezzo della città a piedi col Vangelo in mano, rimane famosa anche l'immagine. Di fatto io arrivavo dal seminario di Saronno col rettore che si chiamava Renato Corti, che fu poi suo, e facciamo fatica a entrare in Duomo perché le stazioni metropolitane adiacenti erano tutte chiuse, abbiamo dovuto fare un po' di corsa a camminare perché c'era davvero tanta gente. Ma appunto mi pare che lo stile, la novità sia proprio questo: lui con la sua giovane età di 53 anni è diventato vescovo di Milano in questo modo, non con delle idee precostituite, ma lasciandosi guidare dai fatti e dalla parola di Dio. Forse non tutti ricordiamo che i suoi primi 5 programmi, lettere pastorali che hanno impostato un po' il volto della Chiesa, sono nati dal fatto che dopo aver scritto la prima lettera, La dimensione contemplativa della vita, in cui appunto stupì tutti perché diceva: sì, tante cose belle facciamo, ci muoviamo in tanti modi, ma chi siamo, dove siamo, in che maniera ci possiamo guardare? Ecco, poi era stato fissato da tempo un congresso eucaristico nazionale e fu quell'occasione capitata nell'agenda a fargli comprendere in che modo la parola di Dio ispirava un cammino di chiesa verso quel congresso. E poi da quel congresso è partito l'esito, o comunque il frutto dell'Eucaristia. Ecco, il suo stile di lasciarsi provocare dai fatti con la parola di Dio. E poi credo un altro aspetto molto interessante, molto bello, è il suo la sua umiltà nel mettersi in ascolto. Appunto, non nasceva da una visione già precostituita il coinvolgersi nei fatti. Qualche volta ho cercato di pensare, ma che cos'è che è rimasto? Che cos'è che appunto possiamo custodire? Non so se riesco a dirlo, poi magari gli altri, Gregorio in particolare, ma mi pare che ci sono delle pietre, delle lapidi, c'è la Fondazione Carlo Maria Martini, c'è la Casa della Carità Briani, Carlo Maria Martini, c'è il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, ci sono appunto delle realtà che portano il suo nome. Bene, questo ci ricorda che qualcosa poi ha fatto, ha realizzato in particolare. Io vedo ancora tanta gente che entra in Duomo sulla sinistra e va a pregare all'altare
di Martini, quante persone l'hanno ancora nel cuore, persone che non hanno molto mai conosciuto direttamente, ma l'hanno sentito parlare, si sono sentiti capiti, si sono sentiti compresi nel cuore. Ecco, a me pare che Martini c'è nel cuore di tantissime persone che si sono sentite attraverso di lui amate da Dio, guardate in questo modo, appunto, con la misericordia. Le sue mani ancora operano attraverso proposte, in realtà, penso alla Casa della Carità, che volevano rispondere anche a esigenze in dialogo con la città, con i bisogni che nascevano. Io penso anche che i suoi piedi ci sono ancora, il suo camminare, lui camminava tantissimo quando ci riusciva, ma il camminare all'inizio per la città non lo conoscevano, poi camminare al giovedì per andare al mattino, per partire alle 5, per andare in montagna, e tornava a casa sempre con qualche nuova intuizione pastorale. Il camminare anche proprio come chiesa, come non sentirsi mai arrivati e preoccupati di stare, ma piuttosto di comprendere quel passo in più che si poteva fare in quell'occasione, in quel momento, quando nel successo pieno della scuola della parola, dopo il quinto anno, tutti ci aspettavamo che bene, andiamo avanti, lui disse no, basta, abbiamo finito di farlo in uomo, lo facciamo dall'altra parte, perché le cose che vanno bene vanno cambiate. Non è uno sbiribizzo, mi sembra, ma è semplicemente dire bisogna camminare, bisogna andare avanti, c'è, credo, una meta, quella che ci attende e che ci viene incontro, che è la Gerusalemme. Infine, la bocca, la voce di Martini ancora c'è, grazie alle cose tecniche che ci consentono ancora di ascoltare qualche volta le sue meditazioni, ma questo è bello, no? La Fondazione custodisce anche tanti aspetti, tante meditazioni, come lì, eccetera, ma la sua voce sta poi anche nei libri, sta nei racconti, in quello che a volte anche nelle parrocchie si ritrova, una sua omelia, una sua frase, qualcosa che è stato messo magari in un quadretto della parrocchia. Ecco, questo mi sembra, dice in che modo forse c'è una presenza ancora attuale. Di più non saprei dire. Io credo che quello che Cardinal Martini ha fatto è di non trattenere nulla per sé, ma di consegnarlo alla Chiesa. Quello che aveva non era per sé, era per la Chiesa. Dunque credo che quel periodo e quanto ancora noi oggi stiamo vivendo nasce da questo gesto di grande generosità, di mettersi a disposizione nostra e del popolo di Dio e di tutti, anche coloro che sono uomini e donne guidati e amati dal Signore. Grazie, grazie Monsignor Agnesi, anche perché appunto questa la grandezza di quest'uomo era forse anche nella sua capacità di essere così umile. Io allora ero giovane, però lui trascinava molto i giovani, no? Lei si ricorda bene gli esercizi spirituali, allora era per i diciottenni, e poi l'ascolto della parola in Duomo. Era veramente un gigante, però capace di rapportarsi, no? Anche appunto con i più giovani e quelli meno preparati rispetto a lui, che invece era un uomo di grandissima cultura. E, Gianni, proseguivo con te sul testo che anche tu hai letto su questo libro. Martini, come sempre faceva, non risparmia anche come dire, la messa a fuoco dei vizi e dei peccati e delle fatiche e delle criticità anche della Chiesa. Quali sono i mali che tu hai intravisto, insomma, che secondo te lui ha cercato più di denunciare e come ci propone di curarli? Sì, a me pare che la sottolineatura di alcuni, come dici tu, mali si inseriva però dentro una visione, un sogno di Martini della Chiesa universale, della Chiesa ambrosiana, che credo serva un po' da contesto. Martini sognava una Chiesa fortemente e gioiosamente missionaria, una Chiesa aperta, Papa Bergoglio direbbe forse una Chiesa in uscita. Quante volte gli abbiamo sentito dire parole che provavano a tratteggiare il volto della Chiesa nel tempo presente, prendendo spunto sempre dal Vangelo, dagli Atti degli Apostoli, è la comunità della Pentecoste, la comunità missionaria di Antiochia che
è ben descritta nel libro, a pagina 60, molto bello quel passaggio lì. La chiesa che Martini ci ha trasmesso è attraversata appunto dalla gioia del Vangelo e dalla voglia di la voglia intensa di portare nel mondo la speranza del risorto, una casa con le porte aperte, spalancate, che si impegna ad accogliere ma anche a educare, a comunicare. Da giornalista mi ricordo bene il biennio delle Fatà e del Lembo del Mantello, a far crescere donne e uomini che si pongano al servizio della polis. Secondo Martini la Chiesa è, diceva, ci ricordiamo con la sua frase, deve essere lieta, coraggiosa, leggera, anima della società, ecco, parole alte, esigenti della sua Chiesa. Mi piaceva ricordare adesso, perché me lo ha fatto venire in mente Monsignor Agnesi, il discorso di che ha tenuto Martini il giorno del suo arrivo in diocesi. Dice una frase che mi ha colpito, dice: la città mi viene incontro, e sono parole appunto che toccano, che fanno vedere la voglia di un incontro, di un accogliere e di un farsi accogliere dalla città a braccia aperte, rasserenante, eccetera. Però poi ci sono i mali che l'arcivescovo più volte ha denunciato, ma ci ricordiamo per esempio gli anni del terrorismo, gli anni di Mani Pulite, davvero anni difficili. Ci sono peccati individuali e collettivi che sono anche ben descritti nella sua meditazione qui di pagina 48, ma seguendo, no, direi così, secondo me allora Martini è un po' denuncia mali, cioè più che denunciare mali, direi così, intravede nodi da sciogliere, sfide da affrontare, nuove frontiere sulle quali misurarsi. Non è solo una denuncia fine a se stessa, è sempre un guardare la fatica per cercare una risposta nuova, senza mai tirarsi indietro, perché sarebbe anche da cristiani un peccato di omissione. La lettura dei segni dei tempi avviene in Martini con una estrema capacità di lettura del dato storico nel quale si immerge pienamente, e poi la ricerca appunto di risposte, di vie di uscita, e qui il cardinale sempre interroga la parola luce dei miei passi. Lì sta il Martini intelligente, umano, con lo sguardo sempre rivolto al trascendente. Un'ultima annotazione: siamo in un cammino sinodale, quanta volontà, mi domando, c'è da parte dei credenti, delle comunità cristiane, degli stessi pastori, di ascoltarsi nel profondo, di parlare con franchezza, di vedere quali sono i mali di questa epoca, le fatiche di questa Chiesa, da tirar fuori, da condividere, per poi guardare avanti senza tiepidezze, senza silenzi, anche provando a superare le nostre incoerenze. Credo che gli insegnamenti di Martini ci aiuterebbero anche in questo percorso sinodale. Grazie Gianni, sarebbe stato interessante sentire la parola di Martini anche in queste, nelle giornate in cui la Chiesa magari è un po' sotto attacco, un po' nel mirino delle contestazioni, soprattutto per appunto la sua sempre capacità di non aggirare il problema, ma di affrontarlo, come dicevi tu, per cercare di sciogliere i nodi. Io adesso chiederei a Don Gregorio Valerio, che è stato l'ultimo segretario del Cardinal Martini durante l'Episcopato Milanese. Buonasera Don Gregorio, grazie per aver accettato questo invito. Insomma, grazie. Lei è stato a lungo al fianco di Martini. In un libro lei ci ha raccontato anche il suo Martini segreto, no? Il mio Martini segreto, ecco, vediamo anche la copertina. Ha visto anche questo nuovo volume. Qual è il viaggio che le ispira rispetto alla sua conoscenza con Martini? Ecco, mi si permetta di così, tra le tante cose che il cuore e la memoria conservano, scegliere qualcuna. Sono un po' misere, comunque mi sembrano significative. 20 anni fa,
il 10 settembre 2002 il cardinale Martini usciva per l'ultima volta dall'arcivescovado. Quella casa non sarebbe stata più sua. Una giornata indimenticabile anche per me. Suggestiva di primo mattino la celebrazione nella cripta di San Carlo in Duomo. Presente tutta la famiglia arcivescovile. Al termine l'arcivescovo ha deposto sull'altare il palio, quasi a riconsegnare a San Carlo la missione ricevuta 22 anni prima. Poi alle 9 in cortile, se lo ricorderà molto bene, Monsignor Agnesi, perché fu lui il portavoce di tutti. Saluto da parte di tutti i componenti della curia. Un addio per qualcuno struggente. Il cardinale mostra una capacità di controllo, a mio parere, impressionante. È sorridente, ringrazia e la sua riconoscenza è sincera. Usciamo, il cardinale, Sandro, l'autista e io, per l'ultima volta insieme, in macchina, dall'arcivescovado, accompagnati dal battimano di tutti. Non ci sarà più ritorno. Appena varcata quella soglia, come sempre, come se fosse uno dei tanti viaggi, diciamo l'Angelo Dei e invochiamo la Madonna della strada. Questo è la fine. Non posso non riandare con nostalgia anche al primo incontro col padre Martini nella sacrestia della Basilica dei Santi Apostoli. Al termine della messa per i pellegrini milanesi giunti a Roma per assistere il giorno dopo, Epifania dell'80, all'ordinazione episcopale in San Pietro. La certezza di un inizio, una specie di rivoluzione nei rapporti. Mi sono sentito guardato negli occhi. Avevo allora un compito particolare nell'ufficio delle comunicazioni sociali. Ebbi la fortuna di accostare più volte in quaresima a tu per tu Martini nel suo studio. Registravo per Radio A le riflessioni sulla liturgia delle domeniche di quaresima, ultimamente fatte, mandate in onda anche dalla fondazione. Un'occasione per parlare di tante cose, ne ricordo due. Chiedeva suggerimenti di nomi di possibili futuri collaboratori. E poi spiegava a me, un po' intimorito per la sua personalità, la cura di rapporti veri. Sì, perché il desiderio, in un certo senso, di truccarsi davanti all'altro per apparire più accetto, rovina il rapporto. Ci avrebbe raccomandato in seguito, oltre alla sincerità, la promozione di quel rapporto profondo che si chiama comunicazione nella fede, cioè la condivisione dei suggerimenti dello spirito che si originano dalla lettura attenta e devota della scrittura. Mi sono chiesto quali foto mi piacerebbe conservare di Martini arcivescovo. Forse della porta chiusa del suo studio. Normalmente la voleva aperta, ma avevo l'ordine di non disturbarlo per nessun motivo quando invece la trovavo chiusa. Non solo raccomandava, ma viveva la dimensione contemplativa della vita. Un'altra foto analoga. Lui che cammina, equipaggiato di tutto punto come un alpinista, sui sentieri delle montagne, con passo cadenzato, immerso nel silenzio e nelle bellezze della natura, solo. Come ricordava Monsignor Agnesi, molte iniziative sono nate lì. E poi ancora all'altare del Duomo, mentre presiede l'Eucaristia. Maestoso, composto, raccolto, spesso con lo sguardo rivolto verso l'alto. Bastava guardarlo
per sentirsi avvolti nel mistero. Anche la fotografia che ho nel cuore, di fianco a un ammalato in coma in una villetta della Brianza. La mano nella mano, le labbra che si muovono in preghiera, commosso anche per le parole affettuose che la moglie rivolge al marito perché riconoscesse chi gli stava a fianco. Oppure infine ancora la foto di lui curvo su una giovane donna, seduta sulla soglia dell'aeroporto militare di Linate, sconvolta dalla terribile tragedia, ma ancora illusa che il suo uomo si fosse salvato, nonostante l'annuncio ufficiale della morte di tutti dato pochi minuti prima. Tra noi due, tra me, tra l'arcivescovo e me, non ci sono stati tanti discorsi personali. Mi sembra, sono certo, che entrambi fossimo un po' riservati, consapevoli però dell'armonia del nostro rapporto. Leggendo il libro Travolti dall'amore, ecco, presento una mia chiave di lettura, ho pensato che potremmo porci adesso rimedio a quella mancanza di rapporto intimo. Lui stesso, in occasione del centenario della morte di San Carlo, scrisse due lettere confidenziali al suo patrono e al patrono della diocesi, a partire dalla verità della comunione dei santi, che ci lega anche con chi vive in Dio e quindi rende possibile un incontro speciale. Leggendo il libro, mi sono immaginato seduto accanto a Martini in un salotto, in poltrona, non davanti a un pulpito. L'impostazione stessa del libro, molto personale, favorisce la confidenza dell'incontro. Mi insegna, leggo solo personalmente, tantissime interessanti le applicazioni alla comunità cristiana. Personalmente mi insegna a vedere la vita come un cammino che ha un inizio e una fine, Dio stesso. Un cammino impegnativo ma meraviglioso. Deve essere solido il punto di partenza, il principio e fondamento. Dio, come ricordava padre Casalone prima, cercato con la Bibbia in mano, mi direbbe. Sì, sono importanti anche le speculazioni dei filosofi, ma la presentazione che di lui fa la Bibbia è migliore, te lo mostra in azione, ti svela un Dio incredibile nell'amore per l'uomo, vicino tanto da farsi uomo con il suo figlio Gesù, radicati in lui. La risposta d'amore a tanto amore è il principio di quel cammino. Don Gregorio, io non la voglio interrompere, Don Gregorio, però stanno anche arrivando un po' di domande. Se riusciamo adesso ad andare in conclusione di questo suo viaggio spirituale. Sono arrivato alla conclusione. Grazie, Don Gregorio. Direbbe ancora, potresti rovinarlo questo cammino della vita se ti lasciassi prendere da paure, scoraggiamento e pessimismo. Devi invece leggerlo, devi gustarlo leggendo le inevitabili difficoltà come stimolo per il meglio e soprattutto fissando lo sguardo sulle tante consolazioni che Dio ti offre. Non è il lamento, non è lo sconforto, ma il ringraziamento, l'atteggiamento spirituale da coltivare. Ti accorgeresti stupito di essere nato, circondato, guidato dall'amore e pergusteresti già adesso la gioia della Gerusalemme celeste nella quale entrerai quando raggiungerai il traguardo. Ecco. Grazie mille, Don Gregorio, grazie anche per questo ricordo iniziale, insomma, che ci ha veramente riportati indietro di tanti anni, ma insomma ci ha trasmesso bene
l'affetto e la profondità, insomma, del rapporto che si era venuto a creare con voi, con tutta la squadra che è stata al fianco dell'arcivescovo in quegli anni così importanti per Milano. Torniamo a Padre Carlo Casalone. Dicevamo prima che oltre a San Paolo, l'altro elemento che fa un po' da filo conduttore di tutto il libro è Gerusalemme. Del resto, del legame solidissimo e fortissimo fra l'arcivescovo Fra Martini e Gerusalemme si è indagato molto. Il sottotitolo del libro è In cammino con Paolo verso Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Che cosa rappresenta questa città e questo viaggio? Sì, innanzitutto vorrei dire che questo non è un libro da leggere. Non leggete questo libro. In che senso? Nel senso che è un libro da meditare e da pregare. È un po' come un trampolino, non è che uno vada sul trampolino per rimanerci, per camminarci sopra e rimanere lì, ma va sul trampolino per spiccare un tuffo che lo permette di avventurarsi in un nuovo cammino. Ecco, in questo senso è un libro da non leggere, perché è un libro da meditare e soprattutto da pregare, da impiegare come trampolino che ci permette di lanciarci verso l'incontro con Dio e verso questo viaggio che ciascuno è chiamato a compiere e che trova come sua meta simbolica Gerusalemme. Gerusalemme è una città che ha una storia lunghissima, più di 3.000 anni, che ha vissuto delle vicende estremamente contraddittorie. Dice Martini che è stata conquistata, devastata, espugnata almeno 35 volte nella sua storia, e quindi è una città terribilmente contesa, che è un po' il simbolo del destino umano, in cui si vive la contraddizione, la conflittualità che ben conosciamo nella storia del mondo contemporaneo, in cui anche noi siamo immersi, da cui non dobbiamo sottrarci, nel senso che fa parte della nostra esistenza, ma che nello stesso tempo è luogo della storia della salvezza. La storia della salvezza non viene in un altro mondo, viene in questo e ci permette di viverci dentro in un altro modo. Non è un altro mondo, ma è un altro modo quello a cui siamo chiamati a vivere, è appunto sotto forma di un cammino. Cioè è un luogo dove il cielo ha toccato la terra, dove cioè la vita si è resa presente in una modalità totalmente inaspettata, che ha rilanciato la storia verso un nuovo orizzonte in cui lo spirito si è manifestato. E quindi Martini a Gerusalemme viveva questa esperienza e che mette in luce il movimento della storia in cui Dio non è assente, ma proprio nei luoghi che a noi sembrano abbandonati da Dio invece si rende presente e ci aiuta a leggerli, a interpretarli e a vivere una conversione in questa prospettiva. E quindi è un po' una specie di punto di riferimento della storia universale, dove oltre al conflitto ci sono esperienze e manifestazioni di preghiera, di riconciliazione. Cita alcuni aspetti Martini dell'incontro fra fazioni avverse, tra famiglie che hanno perso i loro cari, il famoso parent circle, sia sul versante ebraico sia sul versante palestinese, che si trovano insieme proprio in forza del comune soffrire, della comune perdita di qualcuno di caro. Quindi un luogo di preghiera, una città dove si esprime anche l'amore, è una specie di sintesi all'interno dei contrasti che viene vissuta della esperienza umana e della salvezza che il Signore proprio lì ci fa permettere di incontrare. E quindi è in questo cammino, è in questa esperienza che siamo chiamati a tuffarci e che questo libro ci permette di ci introduce, ecco. Grazie mille, grazie Padre Casalone. Monsignor Agnesi, accennavamo prima un po' a Martini e i giovani, no? Martini aveva molto a cuore il tema dell'attenzione, del dialogo da aprire con i giovani, invitava i giovani a trovare, insomma, a cercare la vita in pienezza. Che tipo di messaggio voleva trasmettere? Mi pare anzitutto che Martini avesse questa attenzione a non usare le categorie. Lui molte volte ha detto: non esistono i giovani,
sì, si può anche poi fare una categoria, giustamente. Esiste Gisella, Elisabetta, Gianni, Carlo, ecco, e questo l'aveva sempre un po' come attenzione a togliere quell'ideologico che poteva entrare, giovani rispetto ad altri, diamo loro un'importanza o qualche cosa. Ecco, mi pare che avesse più a cuore la libertà di ciascuno e il fatto che ciascuno potesse appunto guardare la propria vita con amore e donandola, decidendo di fare della propria vita un dono per altri. E è interessante che Martini ha conosciuto giovani nel 1980, quindi quelli che più o meno in quegli anni lì avevano 20 anni, 25, poi li ha conosciuti quelli del 2000, del 2002, ed erano sempre giovani diversi, ma che trovavano anche nel suo magistero la possibilità di entrare appunto in dialogo con il vescovo. Mi pare che, naturalmente rischio sempre di fare delle categorie un po', io ho in mente sempre una sua frase, una sua parola che ha detto a dei giovani in un'occasione di un incontro e che mi pare fosse un po' caratteristica del suo modo con cui li vedeva. Loro disse: è più facile fare le cose difficili. È più facile fare le cose difficili perché il nostro cuore è fatto per le cose grandi. Mi sembrava un po' una traduzione educativa, pedagogica del suo motto, Pro veritate adversa diligere, cioè il nostro cuore è capace di cose grandi e paradossalmente siamo più capaci di fare quelle. E forse è sempre stato un po' il pungolo, lo stimolo che lui ha voluto dare ai giovani nelle occasioni di incontro. Nella scuola della parola, nei primi anni, appunto, credo molti adulti come me ricordano che erano giovani o comunque l'hanno vissuta, entrava sempre con questa desiderio non tanto di fare un'esegesi, non tanto di fare un'omelia, quanto di entrare nella coscienza di ciascuno che si sentiva interpellato, perché la cosa straordinaria è che parlava alla coscienza, parlava al cuore, toccava. Una volta ha detto anche, l'aveva un po' descritto un po' questa sua preoccupazione incontrando i giovani, soprattutto nei momenti della predicazione. Diceva: quando voi arrivate a dire che quella pagina che state leggendo parla di voi, avete raggiunto il risultato e potete andare avanti da soli. Meglio ancora, continua, quando arrivate a dire che parla a voi, avete raggiunto il risultato della lezione divina personale. Quindi non è tanto cosa dice il testo, soltanto appunto cosa dice in qualche maniera, parla di me, mi racconta, ma cosa dice a me e cosa io rispondo. Questo mi sembra un po' la sua attenzione appunto ai giovani. In questo senso ha sempre rifiutato l'idea di essere appunto i giovani di Martini, non sono mai esistiti, guai se qualcuno a volte ha osato immaginare cosa del genere, lo ha immediatamente bloccato, guai, non esistono i giovani di Martini, esistono appunto i giovani del Signore o della Chiesa, così come anche puntava molto sul fatto di esperienze di dedizione, di carità, che potessero accompagnare i giovani a ritrovare la fede. Si era già, diciamo, non è esploso come adesso, credo, il dato, ma già si comprendeva che un cristianesimo solo di tradizione non legava più col cammino dei giovani, occorreva arrivare a una convinzione, una scelta, una decisione. Ma questo poteva partire, sì, dal fatto di essere nella Chiesa, educatori, eccetera, impegnati in ambiti propriamente cattolici, ma poteva partire di più ancora, forse, dal fatto che ci si dedicava al bene di altri, nella solidarietà, nell'attenzione, nelle forme anche di volontariato. Ecco, questo meccanismo pare sempre l'abbia, questa attenzione l'abbia sempre avuta. Ecco, questo mi sembra un pochino l'aspetto. Naturalmente rischia di essere un po' un elemento soltanto esteriore, ma non credo. Ricordo ancora negli occhi l'ultima veglia in tradizione simboli, che nella diocesi di Milano rappresenta, diciamo, il momento in cui i giovani che si riconoscono nella Chiesa
si incontravano, si incontreranno ancora, mi auguro, col vescovo per ricevere il simbolo della fede e quindi accoglierlo e camminare. L'ultima volta in cui la celebrò, perché era il 2002, ci fu alla fine un applauso di circa 12 minuti. Erano i giovani del 2002, non erano quelli dell'80, erano coloro che avevano compreso, che si erano sentiti capiti, compresi e incoraggiati a guardare la vita così. Ecco, molti l'hanno fatto, hanno vissuto in questo modo, credo che sia stata un po' la sua attenzione. Poi aveva il cruccio di non poter incontrare tutti, di non poter parlare a tutti, gli dava un po' fastidio appunto quando tutto veniva un po' ingabbiato in formule già previste o magari nelle ripetitive. Ricordo che una volta tentai, ma non andò bene. Dopo la giornata mondiale della gioventù di Częstochowa, tornammo a casa tutti cantando in polacco Abba Padre, no? E allora però c'erano i movimenti da fare. Vabbè, a me riuscivano abbastanza. Io ero di fianco a lui, ho cercato di alzargli il braccio, si penso un mezzo centimetro l'ha fatto, ma poi dopo preferiva, come sapeva difendersi lui dalle cose fatte non dal cuore. Ecco, in questo modo però si capiva lo stesso che partecipava della gioia dei giovani. Grazie, grazie mille Monsignor Agnesi. Io ho fatto esperienza, ma ero proprio piccolina lì, di uno dei carnevali della FOM al Castello Sforzesco. Eravamo vestiti da armigeri, scortavamo proprio il cardinale, lui alla fine aveva dato a tutti una carezza sulla testa e ci era sembrato già un gesto di grandissima empatia, insomma, di trasmissione di entusiasmo. Penso che sia l'unica volta che abbia partecipato a un carnevale. Vedi, però lì me lo ricordo proprio, ci saranno gli amici della FOM che ci ascoltano, Carlo Biraghi se lo ricorda di sicuro. Gianni Borsa, chiudiamo un attimo questo giro e poi intanto ci stanno scrivendo un po' di persone su YouTube e stanno un po' intervenendo e condividendo con noi anche un po' di ricordi. La grande attenzione di Martini ai laici, insomma, è stato un pastore non soltanto per i credenti, è stato un pastore per tutti quanti, però lui all'interno della Chiesa ha puntato molto sul ruolo dei laici. Quale ruolo lui intravedeva e ha cercato di così delineare, configurare? Credo che non ci stia male un piccolo tratto biografico. Quando Martini è arrivato in diocesi nell'80, io avevo 16 anni e quando è andato via nel 2002 ne avevo quasi 40, poi sposato con i figli, la professione, fra l'altro giornalistica nei settimanali diocesani, quindi anche la occasione di frequentarlo sul versante professionale. Ma in questi anni sono quelli in cui io ho cercato di capire esattamente cosa voleva dire essere un laico nella Chiesa, un credente nel mondo, e quindi per me questa domanda è davvero fondamentale, anche perché quegli stessi anni, diciamo appena lui arrivava appena lui stava entrando in diocesi, avevo da poco conosciuto il professor Lazzati, che era un altro maestro di laicità. Ecco, io direi che, se ho capito bene, Martini ci indicava come ogni cristiano, ogni battezzato sia chiamato ad evangelizzare, quindi il laico fa questo. Per i laici Martini era assolutamente conciliare, se posso dire conciliare nel senso di Vaticano II, vale la Lumen Gentium 31, quindi trattare le realtà temporali, ordinarle secondo Dio. I laici contribuiscono a edificare la Chiesa di un Dio incarnato, anzitutto direi tenendo ben saldi i piedi nella storia. Questo Martini lo ha detto tante volte, in tal senso c'è sempre stata una grande appunto consonanza con Lazzati. A me pare di poter dire così che i laici sono chiamati a stare nel mondo e al contempo a costruire la comunità cristiana assieme ai pastori. Forse l'idea è quella del portare la vita quotidiana dentro la Chiesa e portare la Chiesa, cioè la fede, dentro la vita quotidiana. Un po' in questa doppia direzione si configura il laico, e credo che Martini ce la volesse spiegare così. La Chiesa
la Chiesa può lasciarsi interrogare rispetto alla vita di tutti i giorni, proprio perché i laici le portano dietro la vita delle famiglie, del lavoro, della politica, dell'arte, della cultura, della comunicazione. La Chiesa, mi pare abbia insegnato il Cardinal Martini, ad apportare al mondo un messaggio scritto nel tempo, in un tempo preciso, eppure capace di andare oltre il tempo. Allora è per questo che quel messaggio, quel Dio incarnato, quel Signore risorto valgono anche nel 2022, nell'era globale e nell'era digitale. D'altro canto bisogna però che la testimonianza dei credenti sia a sua volta moderna e capace di dialogare in questi nostri giorni. C'è poi una osservazione che ho trovato bella dentro una delle meditazioni. Nel libro c'è un monito, secondo me, spettacolare, semplice, ma vero, è una frase degli Atti: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. A questo punto l'arcivescovo, a pagina 100, commenta così: questa frase è la sintesi di tutto il cristianesimo. È la frase che indica come Dio è colui che ci dà con gioia gratuitamente e ci dice anche che la Chiesa è fondata sulla gratuità. Ecco, non è certamente la gratuità in senso economico-finanziario, ma è la gratuità con la quale chi crede si spende per l'evangelizzazione. E qui c'è un grosso, un serio esame di coscienza liberante da fare, perché quella gratuità chiede appunto quanto io mi impegni a costruire la casa fondata sulla roccia, che è la parola di Dio. E noi laici, che ci lamentiamo sempre un po' di una Chiesa segnata dal clericalismo, quanto spazio ritagliamo per mettere del nostro, da laici, da lavoratori, da sposi, da genitori, da dentro la vita della Chiesa? Anche qui torno al cammino sinodale: come laici siamo davvero tirati per la giacca. Grazie Gianni, ne approfittavo poi perché sono arrivati un po' di messaggi e anche qualche domanda. Intanto mi piaceva condividere Anna Sodo, che su YouTube commentava riferendosi a un passaggio di Monsignor Agnesi: ricordo con commozione la scuola della parola, ci ha insegnato a fare silenzio, a fermarci e soprattutto a riflettere. E poi ancora Luciana Lussiati: anche questo ci ha insegnato, leggere la storia della salvezza nella storia di oggi. Simo Vale: ci ha insegnato a rimanere di fronte alla parola per esserne rischiarati nella vita come nella società. Maria Teresa sui mali della Chiesa cita un passaggio di Martini: stare molto attenti a chi si appella alla tradizione, all'identità, alla forza intrinseca della storia, perché probabilmente porta avanti elementi umani e non del Vangelo. E chiede Maria Teresa: è un male ancora oggi diffuso? Quindi questo appunto di appellarci alla tradizione, all'identità, alla forza della storia come elemento umano e non del Vangelo. C'è qualcuno di voi che vuole provare a rispondere? Nel frattempo, mentre qualcuno di voi si prepara la risposta, Elena Crippa Chiodin, che chiede: ho seguito Martini giovane dagli anni 90 in diocesi, sono approdata poi negli anni 2000 a Selva di Val Gardena, ci chiede della spiritualità ignaziana, quanto la spiritualità ignaziana è stata compresa in diocesi. Allora proviamo prima a rispondere a Maria Teresa. Monsignor Agnesi. Per rispondere in modo light potrei dire che è dentro, è naturale con noi, che quello che abbiamo fatto noi è la cosa più importante, chi viene dopo di noi non ha capito nulla. Ricordavo una volta, scendendo dalla montagna con le adolescenti a Santa Caterina Valfurva, le ragazzine quindicenni che parlavano dell'oratorio estivo fatto poche settimane prima e dicevano: ma quelli delle medie non sono più come quelli di una volta. Ecco, per dire che questo sul fatto light, però c'è anche il fatto più pesante, che è vero, qualche volta vogliamo difendere altre cose. Il Papa dice sempre che dietro delle rigidezze c'è qualcosa che deve preoccuparci.
ecco, forse non dobbiamo anche qui, a volte sono sofferenze vissute che non sono riuscite a esprimersi in modo liberante, non sono venute via dal risentimento, per cui dopo ci diventa in qualche modo negativi, cattivi. Il rischio c'è certamente, e c'è ancora, c'è sempre, ci sarà sempre. Certe pagine del Vangelo sono rimaste e si riferiscono ai farisei, però se sono rimaste vuol dire che hanno da dire qualcosa anche a noi, rispetto appunto alle tradizioni umane che rischiano di coprire il Vangelo. Ecco. Dopodiché penso che sia soltanto il discernimento comunitario che ci aiuta a capire che cosa deve rimanere, cosa deve cambiare, che cosa è fedele davvero al Vangelo, all'umanità, che cosa aiuta a camminare. Questo mi sembra un po' l'aspetto, però dobbiamo certamente vigilare. Grazie Monsignor Agnesi. Padre Casalone, la domanda su Sant'Ignazio, diciamo, va a lei proprio per competenza, anzi per affiliazione. Sì, diciamo che penso che Martini veramente abbia avuto la capacità di vivere il carisma della spiritualità della compagnia, declinandolo in un contesto più ampio come è stato quello della diocesi. Penso che sia stato capace di far fare gli esercizi spirituali o altre attività come la scuola della parola con una curvatura tipicamente ignaziana, per dire. La Lectio Divina prevede quattro passi, la Lectio, la Meditatio, l'Oratio, la Contemplatio, e Martini aggiunge la Discrezio, la Electio e l'Actio, no? Per dire, quindi, che sono i passaggi tipici di quello che Sant'Ignazio propone agli esercizi spirituali. Quindi è stato capace di innestare dentro il tronco della grande tradizione della Chiesa anche quell'aspetto, che comunque è patrimonio di tutta la Chiesa, che la Compagnia di Gesù porta avanti negli anni. Ma la stessa cosa di Gerusalemme. Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia, voleva andare a Gerusalemme ed è stata una delle prime sue idee, poi non ha potuto rimanerci ed è finito a Roma, come capita ogni tanto. Quindi, ecco, però la spiritualità ignaziana è un organismo vivente, quindi dipende un po' a noi, a tutti, a ciascuno, dico alla compagnia una responsabilità particolare, ma a tutti, prendere quello che c'è di buono, come anche stiamo cercando di fare ora, in una stretta collaborazione con la diocesi, di mantenere vivo lo stile, il modo di procedere di Martini, che è tipicamente ispirato alla spiritualità della compagnia. Mentre Luigi Bolchi ricorda gli interventi di Martini ai congressi provinciali delle ACLI milanesi, in cui esortava gli aclisti a essere sentinelle nella notte, abbiamo un'altra domanda da Maria Teresa Antoniazza, che gioca un po' in casa, però insomma vi incalza e vi chiede: la realtà supera l'idea. Già Martini e ora anche Papa Francesco ha applicato questo principio di attenzione alla storia e alle storie. Chiede Maria Teresa: come Chiesa oggi siamo su questa lunghezza d'onda? Vediamo chi ci risponde. Monsignor Agnesi. Loro mi salvano poi dopo. Ma se il Papa dice che bisogna far così, vuol dire che non ci siamo ancora. Se no non l'avrebbe detto. E quindi penso dobbiamo riconoscere che a volte le idee vogliono prevalere sulla realtà. Ecco, credo che alla fine sia forse un modo per difenderci di fronte alla ricerca di comprendere che cosa ci chiede oggi il Signore, perché siamo in un tempo appunto in cui cambiano tante cose, cambia tutto, ma non cambia la fedeltà del Signore, però che cosa ci sta chiedendo? Di essere appunto forse molto più concreti nell'ascolto, nell'incontro, nel capire le domande che ciascuno porta dentro di sé, nel sentirci più fratelli tutti, meno invece raggruppati l'un contro l'altro, di essere capaci di tenere insieme, come dice Laudato Si, la cura della casa con l'integrazione di ciascuno. Ecco, sono questioni abbastanza grosse. Allora forse a volte ci rifugiamo in un'idea, vabbè, ce l'abbiamo messa alla testa. Mi sembra, è un esame di coscienza personale, però credo che dobbiamo ancora camminare.
Grazie mille. Allora, siamo in conclusione di questo incontro, che spero sia stato utile a noi e anche a chi ci sta ascoltando. Padre Casalone, intanto noi dobbiamo dire qualcosa invece, lo citava prima anche Monsignor Agnesi, sul prossimo passaggio della raccolta degli scritti di Martini. Sì, noi stiamo, la Fondazione sta pubblicando una sorta di opera omnia, un po' strana perché Martini ha scritto pochissimo, quindi sono le sue trascrizioni, vabbè. E siamo arrivati al sesto volume che raccoglie proprio gli scritti e i documenti collegati al convegno ecclesiale Farsi Prossimo, che è un vero e proprio cammino sinodale, quindi è molto interessante che anche per la Chiesa, l'ho consegnato al Papa recentemente e lui era contento dicendo bene, sono molto interessato a vedere come già negli anni passati una persona che aveva questa sensibilità ha condotto una comunità complessa come la Diocesi di Milano nella sua componente ecclesiale ma anche la società civile su una logica che è quella sinodale e che sta proprio nella linea della realtà più grande dell'idea, cioè che è un coro polifonico che è in grado di cogliere maggiormente gli aspetti della realtà che non una singola idea, una singola immagine, una singola rappresentazione in cui rischiamo di chiuderci. Questo volume volevamo presentarlo il 15 febbraio, cioè settimana prossima, in occasione dell'anniversario della nascita, ma la pandemia ce l'ha sconsigliato e quindi viene rinviato al 16 maggio e quindi sarà in quell'occasione che anche con diverse voci della diocesi presenteremo questo volume. E allora io la ringrazio e volevo chiudere, vi chiedo di permettermi di chiudere perché insomma devo stare un po' in linea con le mie buone notizie, devo sempre cercare diciamo un aspetto positivo. Mi sono andata a cercare il capitolo sulle consolazioni quotidiane perché credo ne abbiamo tutti, ciascuno nella sua vita molto bisogno, e vi volevo leggere a chi ci ascolta e a voi questa, condividere con voi questo passaggio. E se esaminiamo la nostra vita sotto questo principio capiremo molte cose, capiremo come c'è noi un complicatore, un perturbatore, il famoso ufficio per la complicazione degli affari semplici che è sempre all'opera, per opera del nemico. Mentre quando riportiamo le cose alla loro semplicità, ritroviamo la gioia di fondo che è l'atmosfera costante di ogni vita cristiana, quella che ci auguriamo gli uni agli altri. E quindi direi che questo augurio del Cardinal Martini attraverso questo libro e attraverso noi, di noi che siamo stati qui a cercare di leggerlo insieme e speriamo anche di invogliarvi non a leggerlo, come ha detto Padre Casalone, ma a meditarlo. Legato. E a riflettere. Ecco, così. E quindi vi lascio con questo libro che ha anche una immagine di copertina bellissima con questo mantello che avvolge il Cardinal Martini e vi saluto e vi auguro una buona serata e ci ritroviamo presto. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. A voi. Grazie.